Prendiamo una normale foto dell'Agip, questa viene da Google e come sempre nel rifornimento, come vi ho sempre detto, c'è un addetto che vedete anche in quella foto che controlla in modo maniacale le pompe e non le perde mai di vista e si approccia a qualsiasi cliente, quasi fosse geloso anche dell'utilizzo delle stesse. Questo vuol dire che questa persona sarà sicuramente stato interrogato più volte perché deve necessariamente avere notato Viviana, poiché lui vive lì, sta lì, è sempre presente a quel distributore come unico incaricato fisso e conosce chi è del luogo e chi non lo è. Ha sicuramente quella mattina notato Viviana e Gioele, non ho alcun dubbio, sarebbe interessante sapere esattamente cosa ricorda. Perché Viviana, dopo aver fatto benzina, non torna all'autostrada, ma si fa il giro del paese. Qui abbiamo due possibilità. Una possibilità la potremmo definire nel momento in cui la procura ci desse esattamente gli orari di avvistamento da parte delle telecamere. Qualora Viviana, infatti, allo svincolo autostradale scendesse, ma dalla rotonda prende la strada nuova che porta direttamente nella parte alta del paese, si ritroverebbe nei pressi di via Generale Liotta e via Cernaia, quindi potrebbe avere un appuntamento lì. In tal caso diventerebbe obbligato quel giro del paese. E lei quindi farebbe quella tratta interna, sbucherebbe sulla statale 113 all'altezza del castello, poco più su, passerebbe dalla piazza e si troverebbe poi a transitare da questo rifornimento dal negozio di telefonia. E in tal caso avremmo certezza se ci fosse detto che dal distributore transita una sola volta. Facciamo però una precisazione riguardo ciò. Se lei fa il tragitto come noi lo conosciamo, quindi passando due volte dal rifornimento, abbiamo un ammanco temporale di alcuni minuti. Se lei invece sbucasse direttamente su via Generale Liotta, tagliando quindi gran parte del percorso, l'ammanco del circuito salirebbe di altri 5-6 minuti e sarebbe quindi chiaro che lei si è fermata da o a parlare con qualcuno. Un'altra cosa importante, Lavorino ha dato come assodato che c'è la ripresa delle telecamere di questo rifornimento. Nei primi tempi invece io avevo ipotizzato la ripresa del negozio di telefonia. Perché? Per un'intervista fatta al proprietario del rifornimento, mi ricordo in quel caso era vestito con una camicia bianca, e se qualcuno di voi ricorda questa intervista o sa dove trovarla, mi sembra che era il TG nazionale, quindi il proprietario del rifornimento disse: il distributore ha un impianto di videosorveglianza nuovo. Ci sono molte telecamere, ripeto, almeno 8, ma disse, ripeto, il proprietario del distributore, quel giorno non era in funzione. Perché disse queste parole? È un mistero. Forse gli è stato detto dalla procura di dire così? Fatto sta che Lavorino afferma che invece le riprese di questo distributore esistono. Valutiamo un'altra ipotesi. Perché voi non prendete l'autostrada e andate a passare per il centro del paese? Questo può significare, per esempio, che lei ha un incontro con qualcuno, ritiene di dover avere paura di questa persona, trovandosi in prossimità del rifornimento. Questa persona con cui lei ha avuto a che fare non può aggredirla perché sarebbe vista. Viviana, a sua volta, ha paura a prendere l'autostrada perché l'autostrada è una zona isolata, ma magari sapendo che questa persona si presenta a lei senza mezzi, crede di poterla seminare andando nel traffico, quindi andando nel paese. Una volta che si fa tutto un giro del paese, si ritiene sicura e riprende l'autostrada, ma se la persona con cui fa l'appuntamento sa che Viviana sta venendo dall'autostrada, intelligentemente, probabilmente si potrebbe aspettare che lei ripercorrerà questo tragitto, quindi basterebbe aspettarla su una tratta che lei può compiere per raggiungere l'autostrada, quindi magari il piazzale del cimitero o i posteggi sotto lo svincolo, e nel momento in cui la vede transitare di lì, la potrebbe inseguire e affiancare. Chiaramente, quindi, il concetto è questo: se voi incontrate una persona e ritenete che questa persona possa seguirvi, non andate in un luogo isolato, ma cercate di seminarla. Lei quindi potrebbe aver fatto questo giro nel paese, appena si è sentita sicura di averla seminata, è andata verso l'autostrada, senza sapere che questa invece la attendeva proprio in quella zona del paese. Per quanto riguarda la perizia medico-legale complessiva, finale, da parte dei consulenti della Procura, io ho saputo tramite vie indirette, attraverso molteplici contatti, che dovrebbe essere terminata. Dovrebbe essere terminata, però non so perché, questo è un dubbio che ho io, personale, soggettivo. Non so perché la Procura ancora non dichiari che il lavoro sia terminato e che addirittura sia anche stata già depositata da qualche giorno. E forse magari aspettano l'ingresso in aprile. Però il lavoro dei consulenti
dei periti è terminato per quanto riguarda Esu Viviana, mentre invece per Gioele si andrà a toccare l'estate. Quindi direi che forse nel mese di aprile, quindi entrante, la procura dovrebbe dichiarare il deposito e quindi a quel punto ancora forse non permetterà l'accesso ai consulenti esterni, forse ancora non permetterà, ma potrebbe anche permettere, perché le indagini sono ancora in corso. Quindi non puoi fare un'indagine se poi consenti ai consulenti esterni privati della famiglia Mondello Parisi di poter avere accesso e quanto poi possa anche potenzialmente da loro essere comunicato a cittadini e all'opinione pubblica. Quindi vediamo un po' ora, tra qualche settimana, dopo Pasqua, se la Procura dichiarerà appunto il deposito della perizia finale complessiva su Viviana. Fondamentalmente in questo momento noi non possiamo escludere nulla, non possiamo escludere nessuna delle ipotesi. Abbiamo dei dati che sono messi dalla polizia, che vanno studiati, che vanno attenzionati nell'iniziato. Dalla sua esperienza, qual è il dato più rilevante in questo esame autoptico? Tutto. Tutto è rilevante, sì, ma una morte non violenta, c'è un omicidio, un è altra cosa, possiamo non possiamo escluderlo in questo momento, non possiamo escludere nessuna delle ipotesi in relazione a quella che è la lesività riscontrata. È una lesività che può essere compatibile con una serie di aspetti che naturalmente lo studio che faremo ci consentirà di poterlo dire con maggiore precisione. Quali quindi sono non le possiamo, lesioni riscontrate? Quali sono? C'è una lesività sulla superficie corporea, quindi questo già per noi è un elemento indicativo. Che vuol dire? Lesività vuol dire tutto, può voler dire un'area ecchimotica in una determinata zona corporea, può voler dire un'area di discontinuità cutanea o ossea, sono una serie di un insieme di elementi che vanno attenzionati. È compatibile con una caduta? È compatibile, lo dicevamo prima, è compatibile con tutto. Nel momento in cui trovo una lesività, devo poi escludere che possa essere compatibile con un elemento piuttosto che con un altro. Ed è l'insieme, non c'è una più grande o più o meno grande. Entro quanto si potrà capire? Sì, ci sarà una tempistica, noi già esaminando quelle che sono le risultanze dell'esame strumentale saremo in grado di escludere una lesività che può essere post-mortale, alcune di quelle lesività che si riscontrano possono essere anche post-mortale. Intende per lesività, intende anche tutto. Discontinuità sulla superficie corporea.